Mister, questa vittoria per 3-1 sulla Gelbison sancisce quasi la certezza della permanenza nella categoria? No, è un ulteriore passo importante verso la salvezza, ma chiaramente ancora mancano due partite. Non siamo in una situazione tale che possiamo rilassarci completamente, però è sicuramente un'ulteriore conferma del valore di questa squadra, che voglio ricordare che nel girone di ritorno sarebbe seconda in classifica a 2 punti dal Messina, perché ha fatto 11 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha il miglior attacco del campionato e la migliore difesa del campionato nel girone di ritorno. Quindi è una ulteriore conferma dei numeri straordinari di questa squadra, del lavoro che sta facendo, ma non è ancora la salvezza, perché quella siamo così concentrati che festeggeremo solo quando avremo la matematica. Comunque grande prestazione di tutta la sua squadra. Ancora oggi devo dire un'ulteriore conferma. Pensiamo a pensare che oggi a noi mancavano Pignatta, Mautone, Troiano e Nigro, parliamo di 4 pilastri, pensare che abbiamo giocato con 5 under, ho cambiato anche gli altri under, vuol dire che c'è il lavoro di tutta la squadra dietro, anche i ragazzini, e è un parco importante di giocatori. Comunque un 3-1 che forse alla fine penalizza un po' troppo la squadra di casa. Guardi, la partita è stata stradominata nei primi 20 minuti, abbiamo avuto diverse palle gol, bisogna essere cinici già dall'inizio, i gol valgono sempre. Poi c'è stato quell'episodio del calcio di rigore, quell'errore che abbiamo fatto, e lì abbiamo sofferto un po', lì onestamente abbiamo un po' sofferto. Poi ci siamo ripresi, ma la ripresa l'abbiamo dominata, al di là di quello che possa essere il punteggio, la vittoria è meritata, e anche perché la Gelbison poi nel secondo tempo si è un po' disunita, al di là dei lanci lunghi non ha provato più a giocare, e quindi ci ha agevolato un po'. Sicuramente merito della sua squadra. Sicuramente merito di questi ragazzi, in cui veramente penso che nel calcio i numeri hanno la valenza più importante, e i numeri li danno ragione da tutti i punti di vista.